Oggi andremo a vedere ben 10 cose che i giocatori di Brawl Stars non dicono mai. E la prima è sicuramente acquistare oro. Perché sì, acquistare oro su Brawl Stars è in realtà una cosa assolutamente inutile, in quanto l'oro si farma in tutta tranquillità grazie al Brawl Pass oppure alle casse. Cioè, se ci pensate, su Brawl Stars non è mai stato un grande problema portare su i brawler di livello, proprio per la facilità che c'è nell'accumulare l'oro. La seconda cosa che i giocatori di Brawl Stars non dicono mai è: inutile shoppare le casse. Perché sì, su Brawl Stars è molto più conveniente acquistare raddoppia gettoni che mega casse all'interno del negozio. Infatti, quando si acquistano i raddoppia gettoni è facilissimo progredire nel pass, quindi avanzare di livello, perché vi arriva sempre il doppio dei gettoni ed è più facile completarlo. E a sto punto le casse le apri direttamente dal pass, quindi mi raccomando, conservate le gemme per shopparle in raddoppia gettoni oppure per il Brawl Pass. O al massimo, se esce una skin ultra leggendaria, ultra figa, direi che lì sono ben spese. Più gettoni equivale a dire a più box, e quindi più chance per trovare un brawler leggendario. Questa cosa è davvero conveniente, e non tutti lo sanno, non tutti lo dicono, anche se io lo ripeto spesso all'interno dei miei video. In tanti mi chiedete di entrare nel mio club di Brawl Stars. Il problema è che i posti sono sempre limitati, ma oggi vi presento una bella soluzione. Infatti potete scaricare game.tv dal primo link in descrizione oppure dal commento pinnato in alto, che tra l'altro ha da poco superato i 4 milioni di download, e potete entrare nella mia gilda per giocare con me le finali dell'Italian Championship proprio questo sabato in diretta. Quindi se ti iscrivi avrai la possibilità di comparire nella mia live con le tue partite e vincere anche fantastici premi. Oltre a questo, sull'app di game.tv trovi centinaia di tornei di Brawl Stars ogni giorno, e puoi anche scalare la classifica per diventare il più forte al mondo su Brawl Stars all'interno dell'applicazione. Mi raccomando, clicca il primo link in descrizione ed entra nella mia gilda per giocare a tutti i tornei. Terza cosa, inutile aprire le casse nel pass. Beh, in realtà questo va contro ciò che ho detto prima, ma fermatevi un attimo. È inutile aprire le casse all'interno del Brawl Pass se hai già tutti i brawler. Quando si possiedono tutti i brawler è proprio inutile continuare ad aprire i box per accumulare le monete. Infatti la cosa più conveniente da fare è semplicemente quella di aspettare l'introduzione di un nuovo brawler, così da poterlo sbloccare subito, dato che si possiedono già un botto di casse. Quindi mi raccomando, conservate le casse, aspettate l'uscita di un nuovo brawler e apritele tutte quante insieme appena è uscito il brawler, e finalmente ritornerete di nuovo con l'account maxato. Ma in tanti a questo punto diranno: beh, io ho sbloccato tutti i brawler ma mi mancano ancora qualche gadget e qualche star power. Il consiglio di base è sempre quello di conservare le casse, perché gadget e star power potete shopparli anche all'interno del negozio. Altra cosa che i giocatori di Brawl Stars non dicono mai è quello di scorrere in fondo al negozio e di inserire il codice Kazu, K-A-Z-U. Mi raccomando, ditelo a tutti i vostri amici. Potete cliccare anche la schedina qui in alto e ve lo inserirà in automatico. Quarta cosa che i giocatori di Brawl Stars non dicono mai: conservare i punti stellari per comprare le skin e non le casse. Perché anche in questo caso vale il discorso fatto con le gemme. Acquistare una cassa con i punti stellari non è che convenga così tanto, a meno che non avete da trovare tutti i brawler. Su Brawl Stars le casse si accumulano abbastanza facilmente, quindi sarebbe sprecato investire i punti stellari per la mega cassa oppure per la cassa enorme, bensì sarebbero molto meglio ben spesi per una bella skin, così almeno potete fingervi più pro player all'interno delle partite. Questa è una cosa che non tutti dicono: quando inizia la modalità Championship è importante startare la partita appena si inizia. Sì, appena è disponibile all'interno del gioco, buttatevi nella mischia e si inizia a giocare. Questo perché appena inizia la modalità tutti quanti vorranno giocarla, e quindi c'è più probabilità di trovare qualche giocatore nabbo scarsetto. Solitamente
giustamente le persone più forti aspettano sempre qualche ora prima di poterla giocare, quindi se la startate dopo avrete più probabilità di trovare un pro player, quindi persone più forti. Invece se la avviate subito, come fanno gran parte dei casual player di Brawl Stars, avrete più probabilità di trovare i nabbi. Sesta cosa, rankare tutti i brawler in modo uguale. Beh, far salire di grado, quindi far salire di coppe tutti i brawler nello stesso modo, è una cosa molto comoda, ma ovviamente non è obbligatoria, cioè non cambia quasi nulla all'interno del gioco. Ma a lungo andare questa organizzazione risulterà davvero comoda, in quanto avrete più possibilità nello scalare in modo sano ed efficiente. Quindi se avete un brawler al grado 15 e un altro al grado 7, portate subito quello lì al grado 7 e al grado 15, al posto di portare quello lì che già avete al grado 15 e al grado 30. Quindi livellate tutto costantemente e insieme. Settima cosa che i giocatori di Brawl Stars non dicono mai, ovvero diffidare da ogni leak che proviene dalla community. Tutti i giocatori di Brawl Stars sanno bene da dove reperire eventuali sneak peek ufficiali. Un esempio è proprio il canale di Kazuosan, che partner Supercell, vi informo sempre di qualsiasi notizia su nuovi brawler, nuovi eventi, eccetera. Quindi mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina, così sarete sempre aggiornati. Ma ci sono giocatori che giocano da poco a Brawl Stars e non sempre riescono a riconoscere i leak non ufficiali, mentre i veterani di Brawl Stars, quindi giocatori che giocano da tantissimo tempo, non dicono mai ai player più giovani quali possono essere i leak da cui diffidare e quali invece sono notizie ufficiali. Ottava cosa, lamentarsi di brawler che hanno tantissime skin rispetto ad altri brawler che ne hanno pochissime. Questa cosa onestamente la fa ogni giocatore, ma puntualmente non lo dice mai. Infatti tutti almeno una volta nella vita di Brawl Stars ci siamo lamentati di Bo, Corvo e Brock. Questi brawler hanno tantissime skin acquistabili, sia in gemme che con i punti stellari, e allo stesso tempo ci sono tantissimi brawler come Rosa che invece ha soltanto una sola skin, poverina. I player hanno aspettato davvero tantissimo tempo prima di poter vedere Pam e Rosa con una skin. Attendiamo che presto ne possano ricevere un'altra però. Nona cosa, provare a caso brawler nel campo di prova per la soddisfazione di uccidere i robottini. Questa cosa non tutti la dicono, ma effettivamente lo facciamo gran parte di noi. Almeno una volta ci sarà capitato di selezionare il brawler solo per killare un po' tutti i robot nel campo di prova, oppure per usare la super di semino perché è super soddisfacente, oppure volare completamente a caso con Corvo visto che ci possiamo ricaricare tante super, o addirittura schiantarci contro i robot con la super di El Primo. Quanto è soddisfacente, e credo che questo lo facciano un po' tutti quanti. Decima cosa, i player che non usano quasi mai la lente di ingrandimento per cercare altri giocatori. Purtroppo proprio nessuno sta usando questa funzione su Brawl Stars, che tra l'altro è presente nella lobby, e secondo me è davvero sottovalutata, perché quando si starta una partita random non si sa mai con chi vai a giocare, e nel 90% dei casi troviamo solamente scarsoni. Invece quando abbiamo una partita con la lente di ingrandimento sappiamo già con chi stiamo per fare la partita, e nello specifico che brawler sta per usare, in generale quante coppe ha. Beh, sicuramente conosciamo meglio il player, anche se sicuramente è meglio giocare le partite con amici oppure compagni del club, che sono ancora più affidabili della lente di ingrandimento. E qual è la cosa che tu non dici mai da giocatore di Brawl Stars? Mi raccomando, inserisci il codice Kazu nel negozio di Brawl Stars, basta anche cliccare il logo qui sotto e lo inserirai in automatico, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ah, e mi raccomando, scarica Game TV.